Daniele Dellicarri lascia il Pescara, Pasquale Foggia è il nuovo direttore sportivo del club biancazzurro, cronaca di un avvicendamento clamoroso, una sorta di fulmine a ciel sereno, il tutto maturato, secondo le parole dei protagonisti, in pochissimo tempo. Appena ieri il Pescara presentava il nuovo allenatore, Silvio Baldini, e si era notata l'assenza di Dellicarri. E fuori città, aveva detto Sebastiani prima della conferenza. Poi in serata l'indiscrezione è rimbalzata sui siti nazionali e poi confermata dallo stesso Dellicarri, che ha commentato: scelta difficile ma giusta, ribadendo l'ottimo rapporto che c'è con Sebastiani, il quale è corso ai ripari trovando l'accordo con Pasquale Foggia, che stamani poco dopo le 11 è arrivato in città assieme al massimo dirigente biancazzurro proprio mentre la squadra era sul pullman in direzione Palena. Queste le prime parole di Foggia, che riparte da Pescara dopo circa 6 anni trascorsi da direttore sportivo a Benevento dal 2017 al 2023. Pure di buon lavoro, grazie, direttore. Grazie. Ambizioni? Tutti siamo ambiziosi, quindi se sono venuto perché la piazza merita sicuramente tutt'altro. Il contatto nato in quanto tempo? Ma in poche ore. Ieri Baldini ha parlato di sogno Serie B, lei cosa dice? Mi accodo a quello che ha detto lui. Dopo Benevento è una sua ripartenza qui? Certo, è una nuova sfida. Pescara l'ho sfiorata da calciatore che l'anno della Serie A, quindi adesso vengo sotto un'altra veste ma con un entusiasmo enorme perché, ripeto, è una piazza che merita tanto, merita rispetto e sicuramente non mancherà la voglia di far felici i tifosi. Sebastiani spiega così l'addio di Dellicarri e la scelta di Foggia. Ma no, è stato un fulmine a ciel sereno, perché ieri Daniele mi ha comunicato, sapete il rapporto che ho, per me lei è un fratello, quindi mi ha comunicato che non se la sentiva più di andare avanti. Ho cercato di convincerlo in tutte le maniere, però non c'è stato. Ma il motivo è possibile? È un motivo suo, lui non vuole incidere sul fatto che io sto provando a vendere la società, non vuole influire. È riconoscente nei miei confronti perché gli ho ridato questa grande opportunità e quindi dice che devi essere libero di poter fare quello che vuoi. Foggia? Me, ripeto, Foggia è una persona che io stimo moltissimo e sembra avuto un bellissimo rapporto e devo dire che non ci ho pensato nemmeno un minuto alla sostituzione di Daniele con un altro nome, quindi è stata una cosa. Nel momento in cui Daniele mi ha confermato la sua decisione ci ho messo veramente un attimo.